Frutto di un sofferto lavoro in Commissione Affari Sociali, il testo del disegno di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, conosciuto come biotestamento, arriva all'esame dell'Aula della Camera. Anche se i numeri per l'approvazione ci sarebbero, con almeno 400 deputati pronti a sostenere il testo, il cammino della legge resta tutt'altro che tracciato, a cominciare dai tempi. Il disegno di legge, dopo l'Aula della Camera, oggi praticamente vuota, deve affrontare il passaggio in Senato con numeri molto più ballerini e soprattutto c'è da considerare il fattore tempo con il ritorno alle urne. Ci sono poi i nodi da sciogliere del provvedimento, a cominciare dalla questione alimentazione-idratazione, se va considerata terapia oppure supporto vitale. Il problema forse più rilevante, infatti, è la possibilità per il paziente di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, una facoltà estesa nel caso di incoscienza al fiduciario da lui nominato, anche quando questo comporti l'interruzione di nutrizione e idratazione artificiali, considerate dunque al pari di terapie. Ma se, come molti sostengono, si tratta di semplici supporti vitali, nessun medico può interromperli tranne che in condizioni di morte imminente. Tema complesso dunque anche in riferimento al ruolo del medico e al diritto all'obiezione di coscienza, non prevista nel testo, come non è prevista l'eutanasia, ma considerato che la sospensione dei trattamenti potrebbe configurare scenari eutanasici, in molti chiedono l'inserimento di un divieto esplicito all'eutanasia, anche per evitare l'introduzione per prassi o per sentenza di forme di suicidio assistito, tipo quelle presenti in Svizzera. Questa legge non contiene l'eutanasia attiva, non contiene l'eutanasia passiva, non la vuole contenere, per questo non c'è nessuna norma sulla obiezione di coscienza. Ci sono dei varchi sull'interpretazione, dobbiamo poter migliorare quei passaggi perché questa potrebbe essere una legge che dà dignità, combatte il dolore, né accanimento terapeutico, né abbandono terapeutico, né eutanasia. Dobbiamo arrivare a quello, possiamo arrivarci se non c'è uno scontro muscolare. In qualche modo è una contrapposizione tra vita e morte. Non c'è qui chi è favorevole al dolore e alla vita e chi è favorevole alla libertà personale e al progresso. Va sgombrato il campo da questo, non può essere uno scontro ideologico. Dobbiamo invece garantire che si rompa l'isolamento e la solitudine di chi sta male, delle famiglie, si accompagni in maniera dignitosa, si offra la terapia antidolore in maniera indispensabile e sufficiente e professionalmente qualificata. Certo, gli effetti della vicenda del giovane DJ possono avere una loro influenza. E c'è chi vorrebbe che la piazza decidesse come si fanno le leggi. La piazza decide a volte anche per l'esecuzione sommaria, per i linciaggi. Per questo esistono le leggi e il Parlamento. Noi non faremo una legge sulla spinta della piazza. Noi è un anno che lavoriamo a questo testo di legge, da 16 testi iniziali, e le istanze che si vogliono far passare in quel modo non sono quelle a cui questo Parlamento in questo momento dà ascolto. Stiamo cercando dei punti d'incontro per tutti gli italiani.